Come un fulmine a ciel sereno, non si può che definire così quella che è la notizia rilanciata da Massimo Brambati tramite Francesco Pini, una serie di giri mediaticamente parlando che portano poi a livello contenutistico a una notizia particolarmente interessante, particolarmente stuzzicante e come vi dicevo, inizio contenuto assolutamente a sorpresa, come un fulmine a ciel sereno, perché non ci aspettavamo minimamente notizie del genere. Si parla di un Beppe Marotta che può tornare alla Juventus, ma scopriamo cosa c'è di vero, quante possibilità ci sono e perché potrebbe realmente tornare alla Juventus, perché la Juventus cerca una figura come quella di Beppe Marotta. Scopriamo tutto oggi qui su FCM News Sport e come sempre vi ricordo essere uno dei pochi canali sulla piattaforma, essere totalmente gratuito. Quindi se vi va iscrivetevi che è gratuito, lasciate like ai contenuti e attivate la campanella notifiche. Soprattutto vi invito qui sotto nella sezione dedicata ai commenti a dirci la vostra su questo argomento, perché è bello anche creare un dibattito sulla vicenda, è bello anche capire quanti possono essere favorevoli e quanto contrari a quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in casa bianconera. Allora, ieri con un fulmine a ciel sereno, Opini, sulla propria pagina Instagram, ha deciso di pubblicare un contenuto facendo, diciamo, riportando una notizia di Massimo Brambati, che lo annuncia come, lo sappiamo, Massimo Brambati è un procuratore sportivo, ex calciatore italiano, che ultimamente si sta anche affacciando a quello che è il mondo del giornalismo, molto spesso infatti è ospite in varie trasmissioni TV, e Francesco Pini lo, tra virgolette, presenta, diciamo, ricordando a tutti che è stato uno dei primi a riportare la voce di Cristiano Ronaldo alla Juventus, quando sembrava un'operazione ai limiti della fantascienza. Beh, Massimo Brambati era l'unico che aveva riportato questa notizia e l'unico a aver detto: signori, Cristiano Ronaldo arriverà alla Juventus. E infatti così è stato. Quindi, per dare ancora più valore a questa notizia, Opini ci tiene a sottolineare questo aspetto. Ecco, Massimo Brambati, vi leggo le sue parole e poi le commentiamo insieme. Qualche giorno fa c'è stata la chiusura del calciomercato invernale e una persona nota, molto importante, che fa il procuratore, e lo fa da 30 anni, quindi non è un novellino. Ora sappiamo che c'è un bel ricambio a livello dei procuratori, ma poi c'è la vecchia guardia che continua ad essere forse quella ancora più solida. E uno che fa il procuratore da 30 anni mi ha riferito al telefono che John Elkann vuole riavvicinarsi ed è interessato a riportare a casa Beppe Marotta, perché probabilmente ci sarà stato già un incontro, perché vuole riportare alla Juventus uno dei dirigenti più importanti d'Italia, Beppe Marotta, direttore generale dell'Inter. Dovrebbe e potrebbe tornare a Torino alla Juventus. Diventerebbe amministratore delegato con ampi poteri. Tornerebbe ad avere un prestigio manageriale, quindi torna dandogli compiti ancora più importanti rispetto a quello che aveva in passato. Specifico che tra l'indiscrezione e la notizia certa c'è distanza. Ti do per certo che c'è l'intenzione di portare, quindi riporta chiaramente, non dice un'indiscrezione, ve lo do per certo, che Elkan vuole riportare Marotta alla Juve con Giuntoli al suo fianco. È bene sottolinearlo questo, perché qualcuno magari a primo acchito potrebbe dire: ecco cosa fa, già se ne va Giuntoli? Contratto quinquennale, ma già messo da parte Giuntoli? Addirittura si pronostica già l'arrivo, quando? Giugno 2024, quindi praticamente tra 4 mesi. Parliamo già di un'operazione che è pronta ad essere chiusa. Lui dice: non ti do percentuali, ma ti dico che ci sono buone possibilità. Quindi non dà la notizia per, cioè, o meglio, per certo dà l'interesse, non dice che sicuramente andrà alla Juventus, ma che ci sono buone possibilità. Una figura come Beppe Marotta, lo sappiamo bene, non è una notizia che è talmente tanta lontana dalla realtà che tu pensi: vabbè, è impossibile. Perché è molto probabile che ciò possa avvenire, è molto probabile che sia successo, perché si parla addirittura di un incontro tra Elkan e Marotta. E perché vi dico? Per due motivi. Francamente io credo che siano due motivi che possano portare a tutto questo. Punto primo,
Il primo motivo è John Elkann, secondo me, vuole riparare ai problemi creati dal cugino Agnelli, Andrea Agnelli. E quindi cosa ha fatto? Per prima mossa che ha fatto è allontanare la Juventus dal progetto Superlega, considerato da John Elkann un errore fatto da Andrea Agnelli. E quindi cosa ha fatto fin da subito? Comunicato in cui si parla di un distacco tra la Juventus e il progetto Superlega. Il secondo errore imputato da John Elkann a Andrea Agnelli è stato allontanare Beppe Marotta. Perché? Perché Beppe Marotta, lo sappiamo benissimo, è ormai una notizia risaputa e data per certa, ha avuto dei conflitti proprio nell'estate in cui la Juventus si è avventurata nell'operazione Cristiano Ronaldo. C'era da un lato la voglia di rivalsa, la voglia di grandezza di Agnelli, accompagnata da quella di Paratici, che era uno che non sapeva tenersi i soldi in mano, era uno che spendeva. Aveva 60 milioni, li spendo per Chiesa, aveva 35 milioni, spendiamoli per Kulusevski, aveva 80 milioni, spendiamoli per De Ligt. Non era uno che sapeva in qualche modo gestire e capire che magari una parte li spendo oggi, un'altra parte li spendo domani, perché a furia di spendere e espandere poi si possono creare delle problematiche. Invece no, lui spendeva. Ho 100 milioni? Ne ho tanti anche per pagare l'ingaggio? Lanciamoci su Cristiano Ronaldo, oppure non ce li ho, troveremo un modo, perché Cristiano Ronaldo te li ripaga quei soldi. Poi arriva la situazione pandemica, che è un imprevisto sicuramente, che è un momento di crisi che un'azienda deve affrontare, e la Juventus non l'ha affrontata benissimo, perché chiaramente sono state delle complicazioni enormi economicamente parlando. Ecco, Marotta non era d'accordo, lo sappiamo, Marotta era uno di quelli che è alt, ma ce lo possiamo permettere? Marotta era uno che comunque i soldi quando poteva li spendeva, ma quando poteva, cioè Higuain, ma soltanto quando ti arrivano 100 milioni dallo United per quindi pagare la clausola di Higuain solo grazie ai soldi dello United per Pogba. Pagare la clausola di Pjanic, 30 milioni? Sì, ma perché il Real Madrid ci ha dato i 30 milioni del diritto di ricompra per Alvaro Morata. Cioè era uno che spendeva ma quando serviva, e soprattutto spendeva quando aveva la sicurezza di avere quella cifra già in tasca. Non in futuro li riprenderemo grazie alla vendita delle maglie, i trofei, l'ingresso in Champions League e quant'altro. Era uno molto oculato, e questa operazione Ronaldo ha creato sicuramente gli iniziali dissidi che poi hanno portato all'addio definitivo, con la conseguenza però che dal punto di vista dirigenziale la Juventus con l'addio di Marotta ha conosciuto un inizio di problemi, cioè un'iniziale problematica generale all'interno del contesto Juve. Ecco, secondo me Elkann vuole riportarlo perché vuole riparare quelli che sono gli errori fatti, rimediare agli errori fatti da Andrea Agnelli. Il secondo aspetto è, secondo me, Agnelli aveva dimenticato un aspetto, che la Juventus storicamente faceva un po' il mercato, sia per quanto riguarda i giocatori che per quanto riguarda i dirigenti, un po' alla Bayern Monaco. Cioè conquistare tutto quello che c'è in Italia, indebolire gli avversari non comprando all'estero, ma comprando in Italia, andando proprio a indebolire le stesse società. E quindi se Beppe Marotta lo faceva alla Juventus, andando a comprare i giocatori più forti che c'erano in Italia, e quindi dagli Higuain ai Pjanic, a tutti gli altri giocatori che la Juventus ha comprato dalle altre squadre, per poter diminuire la loro forza e aumentare la propria, ecco, John Elkann è più su questa linea qui. E lo vuole fare anche da un punto di vista dirigenziale. E infatti, guarda caso, arriva John Elkann e cosa fa? Prende Cristiano Giuntoli. Prende il direttore sportivo dalla squadra che vince il campionato. Oggi vuole prendere il direttore amministrativo dalla squadra che anche quest'anno potrebbe vincere il campionato. Cioè tornare alle origini e creare un nuovo progetto. Vi parlerò in un altro contenuto di quello che secondo me potrebbe essere un altro clamoroso scenario. Ossia, e se tutto ciò fosse confermato? E se realmente Beppe Marotta dice addio all'Inter in una situazione, lasciatemelo dire, abbastanza complicata, per andare alla Juventus? Beh, vi ricordate chi è stato l'uomo che per due volte ha preso il timone gestito da Marotta e portato la propria squadra in alto, sia nell'iniziale percorso alla Juventus che nell'iniziale percorso all'Inter? Antonio Conte, che è libero. Di questa suggestione ne parleremo a parte, di questa idea fantasiosa ne parleremo a parte. Atteniamoci a quella che è la realtà attuale, ossia quella di che ci racconta Massimo Brambati, e voglio sapere la vostra. Secondo voi potrebbe essere realmente una notizia fondata oppure ci trovate delle lacune? E soprattutto il binomio Marotta-Giuntoli possono lavorare bene insieme? Cioè può essere una coppia importante? Oppure magari qualcuno può pensare, però
due galli nel pollaio, forse sono troppi, forse è meglio tenere separate le cose. Insomma, voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti, partendo dal presupposto che Marotta ha creato l'enorme ciclo Juve di 10 anni e questo ciclo dell'Inter che ha portato l'anno scorso tanti trofei, Supercoppe, Coppa Italiana, ancora non scudetti, non scudetti con Inzaghi, ma con Conte sì, e soprattutto la finale di Champions. Cioè, è un Marotta e quando prende una squadra la fa ritornare in alto. Ecco, la Juventus deve tornare in alto. Forse John Elkann si affida proprio all'uomo che ha preso gli ultimi due grossi cicli in Italia, Juventus e Inter, e vuole riportarlo a casa. Parliamone qui sotto nei commenti, apriamo un bel dibattito sulla vicenda, perché l'idea Marotta alla Juventus comincia a essere molto interessante per tanti tifosi della Juventus.